Siamo di nuovo all'appuntamento con l'orientamento per le scuole superiori. Non abbiamo voluto rinunciare quest'anno al nostro sesto o settimo appuntamento, non mi ricordo esattamente, fatto fino ad oggi di presenza. Quest'anno ovviamente per i motivi che conosciamo approcciamo, diciamo, l'argomento con gli strumenti digitali. L'obiettivo è quello di offrire uno spaccato lavorativo futuro e delle competenze. E qui magari spendiamo qualche parola. Noi vorremmo in qualche modo dare maggiore attenzione alla manualità. È una realtà, è un concetto, è un modo di lavoro che nel tempo è stato un attimino messo da parte, perché è ritenuto, diciamo, di serie B. Invece riteniamo che sia un elemento fondamentale, specialmente per tutta quella serie di ragazzi che hanno effettivamente nella loro natura questa opportunità di esprimersi attraverso la manualità. Quindi non soffochiamo questo aspetto che diventa importante, questo anche per evitare tutta una serie di abbandoni scolastici che ritroviamo poi nel post partenze degli studi superiori. E sappiamo che il digitale, poi ne parleremo all'interno dell'incontro, è un elemento che, specialmente dopo il Covid, sta accelerando e cambiando radicalmente il mondo del lavoro. Abbiamo già degli esempi presenti già da oggi. E però vedremo come effettivamente questo elemento sta modificando in maniera tutte le attività. Attenzione, non soltanto quelle più elevate o i famosi nuovi lavori che verranno in qualche modo a presentarsi, ma anche le attività artigianali, anche le attività, diciamo, commerciali hanno la necessità di evolversi già immediatamente su questo percorso.